Ragazzi, benvenuti a questa video lezione di storia. Oggi parleremo di un argomento estremamente importante nel periodo della storia del Seicento, ma che comunque per la sua importanza avrà dei riverberi nei secoli successivi. Mi riferisco alla famosa Guerra dei Trent'anni. Prima di iniziare a parlare del conflitto, è utile fare una cornice su quello che era il contesto storico, economico e sociale del centro Europa, soprattutto delle zone germaniche in quel periodo. Come ricorderete, nel 1555 la pace di Augusta aveva comunque in un certo modo permesso alle religioni, scusatemi, alle confessioni protestanti di poter avere comunque dei pulpiti lì all'interno di un mondo che era ancora il mondo cattolico. Questo iniziò ad essere messo in crisi a un certo punto, perché attorno alla confessione cattolica iniziò a crescere il potere di una famiglia che avrebbe comunque segnato le sorti del centro Europa, che era quella degli Asburgo. Gli Asburgo erano cattolici e quindi la bilancia dell'influenza politica iniziava a spostarsi un po' più sul settore cattolico. E proprio in quel periodo storico c'erano tre confessioni tra le più importanti delle zone germaniche, che erano appunto il cattolicesimo, ma anche le confessioni riformate luterane e riformate calviniste. Soprattutto cresceva tanto il calvinismo, che cosicché ebbe anche la necessità di proteggersi, mettendo insieme tutti i principi calvinisti attorno alla cosiddetta Lega Evangelica, alla quale faceva da contraltare la Lega Cattolica. Quindi si percepiva che l'ormai spirito liberale del 1555 della pace di Augusta iniziava a venir meno e si avvicinava a un conflitto. Il conflitto esplose quando in Boemia, che era comunque uno stato tedesco protestante, quasi sempre stato protestante, venne eletto un principe cattolico. Questo principe cattolico che iniziò a smantellare tutti i privilegi protestanti fino a quel momento e anzi iniziò una riconversione al cattolicesimo forzata e anche violenta. I protestanti non fecero mancare la loro risposta, anche perché sapevano che gli Asburgo sul trono imperiale avrebbero dato una mano ai cattolici a riappropriarsi di tutta la Boemia. E allora, all'interno del palazzo di governo boemo a Praga, furono scaraventati fuori dalle finestre i rappresentanti dell'impero. Questa passò alla storia nel 1618 come la defenestrazione di Praga. Quella che fece scoppiare, l'episodio che fece scoppiare lo scontro, la guerra all'interno dell'impero. Questa guerra, che nacque come guerra religiosa all'inizio, vide contrapposto la famiglia degli Asburgo e tutti i principi cattolici contro i boemi e i principi protestanti. Fu una guerra molto violenta, sulla quale soffiò anche la Chiesa cattolica, perché sperava che la confessione protestante fosse eradicata da quella zona e che quindi ritornasse al centro la confessione cattolica. Ma gli Asburgo non la intesero soltanto come una guerra di religione, ma anche come una guerra di potere politico, perché una volta sconfitti quelli che dovevano essere i nemici, gli Asburgo avrebbero potuto ricostruire il Sacro Romano Impero e quindi dettare legge nel centro Europa. Questa prima fase di guerra, perché la guerra dei Trent'anni, che appunto si chiama così perché durò 30 anni, ebbe quattro fasi importanti. La prima fu appunto quella praghese, quella boema, che durò dal 1618 per 7 anni fino al 1625 e fu caratterizzata quindi da una violenta controffensiva asburgica contro i boemi, che diede i suoi frutti perché a un certo punto il protestantesimo, il calvinismo, fu praticamente quasi completamente schiacciato. Nel momento in cui finì questa fase di guerra con i protestanti che si leccavano fondamentalmente le ferite, uno stato estero decise di intervenire e fu proprio la Danimarca. La Danimarca, che confinava con la parte diciamo tedesca protestante, volle intestarsi la battaglia della difesa del protestantesimo. E allora intervenì in una guerra e scatenò una nuova guerra che fu particolarmente
che fu particolarmente violenta, tanto che divenne internazionale e gli olandesi, che ricordiamoci, stavano chiedendo l'indipendenza alla cattolica Spagna, erano protestanti e si schierarono appunto con i danesi, e l'Inghilterra, ricordiamo, altra nazione protestante, dava loro un aiuto soprattutto in termini militari. Gli Asburgo riuscirono a sconfiggere anche i danesi, riuscirono a sconfiggere anzi i danesi e sconfinarono ancora di più, occuparono nuovi territori e misero sempre più in minoranza all'interno dell'impero i protestanti. Questa seconda fase quindi dura dal 25 al 29 e creò una predominanza ancora forte degli Asburgo. A questo punto gli svedesi, che comunque vedevano con un occhio di grande preoccupazione la possibilità che lo sbocco a mare, la Germania, lo occupasse, che quindi creasse anche a livello geopolitico un problema commerciale per gli stessi svedesi, decisero anche gli svedesi di entrare in guerra. Entrarono in guerra con una potenza di fuoco però ben diversa, perché la Svezia era molto forte militarmente, poteva ancora una volta contare sull'appoggio degli olandesi e dei principi tedeschi. Iniziò una guerra molto lunga e molto dura, che però rispetto a quella precedente si concluse dal 30 al 35 con fondamentalmente uno stallo, perché gli Asburgo, che ormai erano convinti di non poter vincere contro gli svedesi, proposero tutta una serie di paci singole, degli accordi di pace con le singole nazioni. A quel punto il re di Svezia si vide isolato, che era l'unico a voler continuare la guerra, e allora dovette ritirarsi. Questa fase di guerra quindi finì con fondamentalmente uno stallo. A questo stallo guardò con grande interesse chi? La Francia del cardinale Richelieu, che aveva visto sia, considerate la vicinanza, no, tra l'impero germanico e la Francia, sia la possibilità degli Asburgo di poter sconfinare e arrivare in Francia, sia un momento in cui gli Asburgo stavano tirando il fiato dopo una lunga fase di guerra che era durata 12 anni. Quindi siamo ancora di 12 anni, 17 anni siamo ancora quindi nella fase del 1635. Quindi la Francia cosa decise di fare? Pur essendo uno stato cattolico la Francia, decise comunque di dichiarare guerra agli Asburgo, decise di dichiarare una guerra territoriale agli Asburgo, quindi all'impero, e di intestarsi una battaglia di libertà religiosa, una battaglia di libertà religiosa alla quale chiaramente si accodarono gli olandesi, si accodarono i principi tedeschi e coalizzarono dall'altra parte gli Asburgo, gli spagnoli, che erano lo stato, la monarchia cattolica, la monarchia più importante dal punto di vista del cattolicesimo, e questa guerra fu il periodo di guerra più lungo e più sanguinoso in cui entrò, diciamo, anche l'Italia in una certa misura. Fu una guerra che si concluse, anche perché gli Asburgo ormai erano stanchi, all'interno nascevano le spinte anti-asburgiche da parte dei protestanti, portarono che cosa? Alla necessità di dover siglare una pace. La pace che si firmò nel 1648 e passò sotto il nome della pace di Westfalia. Pace di Westfalia che cambiò gli equilibri politici e religiosi dell'impero. Come vennero cambiati? Innanzitutto, prima di discutere di questo, vediamo cosa accadde in Italia. In Italia questa guerra lambì soltanto il nord Italia, in particolare la Lombardia. Nella Lombardia arrivarono le truppe imperiali dei Lanzichenecchi e portarono distruzione e l'esplosione di quella che fu la peste che fu raccontata all'interno dei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni, di cui poi parleremo in un secondo momento. Quindi il Nord Italia fu coinvolto in questa guerra dei Trent'anni, anche perché ci fu l'intervento dei Savoia, che poi ebbero anche delle compensazioni territoriali, ma l'Italia non fu protagonista, come invece furono altre nazioni. La pace di Westfalia, che chiuse la guerra dei Trent'anni, cambiò la prospettiva religiosa. Innanzitutto superò la pace di Augusta, perché aprì la libertà di culto anche ai calvinisti, che poterono predicare la loro confessione pur non essendo legata a un sovrano. Quindi cambiò ancora di più l'idea di libertà. Dal punto di vista politico, gli Asburgo subirono una grande battuta d'arresto e dovettero dire addio a quella che era la loro idea di costruire un impero universale nel centro Europa.
La Germania fu smembrata in oltre 300 territori, la Francia ebbe un ottimo bottino perché si prese alcuni territori ad est, la Svezia guadagnò anch'essa dei territori, l'Olanda fu indipendente così come la Svizzera e nacque una nuova piccola potenza che sarà destinata nei prossimi 200 anni a diventare una potenza fortissima, che è la Prussia. Dal punto di vista sociale, purtroppo, la guerra dei 30 anni portò la chiusura del lungo Cinquecento, che aveva avuto una grande fioritura a livello economico e anche demografico, quindi portò uno stop all'economia e alla crescita demografica, ma soprattutto fece esplodere quello che fu un flagello di tutto il Seicento, che fu l'epidemia della peste. Chiudiamo dando un'occhiata ancora più a est. Cosa stava succedendo? La Polonia era, dopo della dinastia Jagiellone, si era ridotta in termini territoriali e divenne una monarchia legatissima alla liturgia cattolica, una monarchia ultracattolica in un contesto germanico protestante. Anche da qui possiamo capire il legame fortissimo che ancora oggi hanno i polacchi con il cattolicesimo, perché fu proprio quella confessione cattolica che rappresentò un fattore di riunione per i polacchi, che subirono nel corso dei secoli poi diverse distruzioni territoriali, diverse cancellazioni di confini, e però rimase nei polacchi che cosa? Una grandissima fede cattolica che fece da grande collante nazionale e identitario. Infine in Russia, Ivan IV il Terribile si fece incoronare zar. Zar era il termine zar è una reminiscenza dell'impero romano. Il Cesar latino, cioè capo, diventa czar, quindi zar in russo. Una figura imperiale, praticamente un monarca assoluto, che tolse potere, e anche la vita in alcuni casi, ai grandi feudatari. Tolse il loro potere e creando di fatto un regno molto arretrato, ma comunque centralizzato nella mano di un uomo solo. Dopo di Ivan IV il Terribile prese avvio la dinastia dei Romanov, che tenne le redini della Russia fino alla rivoluzione bolscevica del 1917. Il primo fu Michele Romanov e addirittura come primo atto impose il potere politico su quello religioso, quindi fu un impero plasmato proprio sulla forza politica che invadeva anche il campo religioso.